Futuro, un blog appunto di ragazze appassionate alla scrittura, che appunto scriviamo un blog e facciamo interviste. E oggi siamo qua stasera per intervistare una figura di spicco della comicità italiana, ossia Germano Lanzoni. Buonasera a tutti, ti ringrazio. Ti figuri, è un onore per me. È un onore mio essere su un'onda proiettata nel futuro, essendo io, diciamo, avendo un peso, una zavorra di passato, il rischio è sempre quello di rallentare poi il flusso del futuro. Cercherò di essere molto sintetico, perché il Va tempo sintetico si sopporta. bene, allora inizierei con la prima domanda. Volevamo chiedere, allora, lei interpreta il ruolo del signore imbruttito nel cast del Milanese imbruttito? Sì. Sì, ecco, direi che conosciamo tante abitudini come il caffè in 7 secondi, il parcheggio creativo, insomma, è una persona creativa. Ma nella vita lei è così? Allora, da questi già qualche secondo direi che si può comprendere che non sono così, o meglio, Molière diceva, cito Molière, ma solo per fare il figo, in realtà me l'ha detto Marco Ripoldi, attore di straordinario livello del Terzo Segreto, che gliel'ha detto Paolo Rossi, quindi fino a Paolo Rossi, cioè, la provenienza è di altissimo livello, addirittura Molière. Il concetto è che quando camminiamo lasciamo tre impronte, e questo tutti, gli attori in modo particolare, perché veniva rivolta questa considerazione, le tre impronte sono la persona, il mestiere, l'attore e il personaggio. Il pubblico ci considera sempre per l'ultima, cioè per il personaggio, no? Nel senso, nell'immaginario collettivo, io vivo neanche in aria C, figa, sto al Cap 121, oltre il 121, figa il popolo, giusto? Quindi il personaggio sta lì, la persona dove può. Ma è interessante perché il pubblico ti considera, ti percepisce sempre per la parte del personaggio. Vale per noi, ma vale per tutti. Persona, mestiere e ruolo. Non c'hanno gli altri che non fanno il mio mestiere, non fanno i personaggi, ma hanno dei ruoli. Ma è uguale. Tant'è vero che l'importante è far fluire nel personaggio le competenze, cioè l'attore e la persona, la diversità di ognuno di noi. In ogni personaggio, quando portiamo la nostra quota personale, questo vale anche in tutte le altre professioni. Quando adesso in futuro si parla moltissimo di human touch, no? Di mettere la persona al centro, lo dicono le aziende, i mindset, i guru, lo dico pure io, figa. Per cui l'idea è proprio quello di dare peso alla persona, ed è il compito degli autori quello di fare arrivare un'emozione personale con una visione personale, poi attraverso il personaggio del romanzo, il personaggio in primis dello scrittore stesso. Ok, grazie di questa prima risposta, diciamo, per rompere il ghiaccio un po', Icebreaking, icebreaking. Esatto, esattamente. Allora, prima di passare alla seconda domanda, intanto ricordo che comunque abbiamo una chat su YouTube che penso sappiate usare tutti, quindi lì tranquillamente potete, se volete fare delle domande a Germano, potete tranquillamente farle da lì. Ok, avevamo un'altra domanda. Un pochino più inerente, non proprio al ruolo del signore imbruttito che interpreta nel cast del Milanese imbruttito, ma un po' più sulla sua carriera proprio di attore contemporaneo. Quindi volevamo sapere se lei è proprio figlio d'arte, se i suoi avevano già questa passione oppure è il primo, diciamo, di questa catena. Allora, sono allora, mio nipote, sono mio nipote, cioè, buonanotte. Io sono il nipote, mio nonno era un cantante lirico, credo che la voce, la mia tonalità è baritonale, e lui era un baritono. Quindi in casa, anche se non aveva fatto poi l'artista come professione, perché lui era un antifascista, e quando gli chiesero di prendere la tessera per il fascismo, lui era un socialista e quindi rifiutò, e questo vuol dire la chiusura di una serie di opportunità, non ti dico la carriera mancata, però insomma, le leggende familiari dicono era bravo,
era più bravo del Becchi, sì, che cazzo è il Becchi, no? Però all'epoca probabilmente era il baritono più importante d'Italia, se non del mondo. E per cui credo che un po', infatti mi hanno instradato col pianoforte quando ero ragazzino, cosa che io poi ci litigavo perché volevo giocare a basket, il maestro diceva no, devo scegli il basket o il pianoforte, ho scelto il basket purtroppo. Per il basket che mi ha avuto tra i suoi protagonisti a livello giovanile e anche per me, perché lo strumento è uno strumento per un artista, ma anche per una persona, è un compagno di viaggio, non soltanto perché trasponi la tua vita in lavori, ma anche perché lo ti accompagna. Poi fa ingaggio, se cioè, siamo nel pianoforte, non ti dico quante F, si mettono in fondo la coda in attesa che tu finisci la serata. Quindi cioè, studiate gli strumenti che vale. Valgono i Mercedes. E poi invece mia madre era un'impiegata, mio padre un operaio. E mio padre sperava e sognava che io mi laureassi e che non che facessi l'attore, però mi sono pagato l'università facendo l'attore e la scuola di teatro. Poi a 26 e 24 anni decisi di mollare l'università. Tra l'altro, facevo scienze politiche, indirizzo economico aziendale, mi hanno segato 3 volte all'esame di economia aziendale e oggi, questo per il karma, super cazzo, la temporale, sono l'icona delle aziende, no? Cioè, quello che nella realtà giustamente mi è stato negato, poi mi è stato ridato nella finzione, giustamente, perché poi anche merito. È giusto quando mi chiamate il signor imbruttito e non imbruttito, perché il milanese imbruttito è una pagina di 3 ragazzi, Marco, Tommaso e Federica, Federico, e con loro è nato il progetto ed è nato in un periodo storico anche della mia vita, della mia professionalità. Bene, grazie mille per la risposta. Ho appena parlato di suo nonno che aveva delle grandi doti canore e sappiamo che lei fa lo speaker del Milan e ogni volta trasparisce emozione come se fosse la prima volta. A cosa è dovuta questa emozione ogni volta? Beh, allo stadio. Chi è stato nello stadio? Voi siete tifosi di qualche squadra? Io Milan. Se non è il Milan, non rispondete, ok? Va Guarda, bene. io le dico che sono interista e sono anche un po' giargiana, quindi spero di non essere. No, vabbè. Scherzo, il mio papà era interista, mio fratello era interista, il nonno che diceva era milanista, la mamma milanista, io sono in curva sud e mio fratello in curva nord, quindi non c'è nessun problema. Però è il modo in cui lo faccio e l'emozione in cui ci metto, che vi assicuro che è totalmente vera, è perché il contesto ti richiama. Cioè, quando sono arrivato, io lavoravo a RDS, facevo lo speaker, tra le tante cose nella mia vita ho fatto anche la radio e all'epoca facevo il frontman per la radio, quello che fa sulle mani, giù le mani, chi vuole il cappellino, chi vuole la maglietta, chi vuole mia sorella, brutta momaiala, già queste cose, imbarazzante. Oggi con la diversity mi chiudevano il canale su YouTube e mi sono trovato, e quando mi hanno chiesto di fare lo speaker a San Siro, io arrivavo comunque già da una formazione attorale e lo stadio è esattamente quello che era il teatro per Shakespeare, no? Il Globe Theatre è uguale. Cioè la gente che va per un evento, in quel caso lo spettacolo, il nostro tempo, la partita, ma viene da mondi completamente diversi, ricchi, poveri, colti, sgraus, che tutti insieme per quei 90 minuti partecipano alla stessa emozione, ma prima e dopo vivono nelle loro vite. È esattamente come il teatro, che il calcio non è una metafora della vita, no? Tiri giù i santi, ci sono gli arbitri, insomma. E la figura che le unisce è il prologo. In tutti gli spettacoli shakespeariani, cioè quello che esce fa il prologo, no? Comincia a raccontare. È esattamente quando me l'hanno chiesto, l'ho visualizzato così. C'era prima di me, per il Milan, c'era, no? Io lo chiamo Estintori Meteo, che era la voce storica di San Siro, che è iniziato nel 50, ha finito nel 2000, ha fatto 40 anni di stadio, faceva sia l'Inter che il Milan, e lui però stava nella torre, diceva solo le voci, faceva le cose solo tecniche, e le parti commerciali. Io ho ribaltato, credo che sia stato il primo in Italia, non di fare cacciara
allo stadio perché Zampa, quello della Roma, aveva già iniziato. Però di trasformare una figura, dire, laterale all'evento centrale, cioè di andare in mezzo al campo, proprio perché io avevo detto mai che vale, ne faccio una, poi mi ammazzano, però mi riporto a casa un'immagine bellissima, anche all'epoca gli stadi erano pieni, quindi 80.000 persone intorno a te, che ha un effetto di coinvolgimento totale. Quella roba lì ti rimane dentro. Quindi poi quando segnano i ragazzi, a parte che il tifoso, a volte mando le storie da casa mia, che faccio più casino che a San Siro, cioè cosa... Però è la partecipazione totale a un evento, visto sia da un punto di vista professionale, perché quello io faccio, la spettacolarizzazione delle minchiate, sia invece dal punto di vista emotivo, con la partecipazione reale. L'emozione è sempre un'ottima compagna nella comunicazione, no? Non va mai ostacolata. Il tuo stato d'animo arriva prima delle tue parole. Il linguaggio non verbale e il linguaggio paraverbale arrivano prima e più in profondità rispetto a, se io di contesto, qualunque cosa dico, è convinto, ma mi indietreggio e incomincio a balbettare, così si capisce che c'è uno stato emotivo in contrasto. Il pubblico si concentra di più sullo stato emotivo. Ecco perché lo stato emotivo va cavalcato. Se tu hai imbarazzo, dillo, condividilo, perché la condivisione crea poi l'ingaggio. Minchia, esce il pippone ogni 2 secondi. No, 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 ti fa quasi, no, piacere, uguale. è Cioè, un'intervista bella così. Allora, ora passiamo a un altro discorso. Vogliamo chiederle qual è la frase oppure la cosa che le dicono più frequentemente quando la incontrano per strada. Eh beh, dipende, se sono rossoneri dicono Golden Mille! Io proseguo, numero 11, Zlatan! Se invece vengono dal mondo imbruttiti fanno "Oe, figa!" oppure "Figa maturata, figa!" Cioè, ti lanciano. Dall'altro, una volta è fantastica, uscivo da un periodo quando è esploso il personaggio. Io mi stavo meditando su un'elaborazione dei testi, no? Facevo lo stand-up, facevo testi teatrali, dicevo che cazzo adesso, non pensavo, nessuno di noi pensava che sarebbe diventato un successo, eh? Parliamo del primo video, l'abbiamo girato nel 2014, la pagina ce l'ha già nel 2013, ma il primo condivido è stato nel 2015, quindi per un anno abbiamo fatto il video, l'hanno mandato nei centri media in attesa di grano, e io ho continuato normalmente, anche adesso è la vita normale, non è che adesso il cammino, tocco le acque, salvo i bambini dalla povertà, no, no, tutto uguale. E lì, in quel periodo, esco di casa e un ragazzo di questa nostra età, 15-16 anni, mi guarda e mi fa "figa". Io ho capito che era inutile che cercavo dei sensi nella vita, ma che mantenessi orientato le mie condivisioni. Cioè, mi piace che poi cerco sempre di finire con un senso, ma non ho dato all'inizio, figuriamoci. Ok, allora, abbiamo già una domanda dal pubblico, quindi io Bene. farei quella. Andrea Bonacossa, salutiamo, ci chiede: vorrei chiedere al signor Lanzoni cosa ne pensa della comicità odierna ai tempi del politically correct. Quanto sono forti i vincoli in questo senso? Wow, bellissima domanda. Perché credo che è proprio un momento contingente. Allora, il comico è per l'assoluto l'irriverente, cioè la funzione figa del comico non è la soddisfazione egoica di chi fa le battute, no? Allora, faccio la battuta, c'è l'applauso, sono figo, finisce lì. In realtà è capire che quella possibilità, come diceva George Carlin, che la comicità abbassa le difese. E quindi, una volta che il pubblico ha le difese abbassate, lui stesso ci chiedeva a tutti che facevano il nostro mestiere, il suo mestiere è fatesi diventare un'esperienza, il vostro pensiero, no? Non è soltanto una sequenza di battute, il gioco, almeno c'è un tipo di comicità di cui io appartengo, o vorrei appartenere, che usa la comicità per dire qualcosa e non dico qualcosa per far ridere. Sono due scuole, due azioni diverse, tutte e due nobili. Uno sceglie di stare da una parte e fare solo dire solo minchiate, e uno cerca di, attraverso le minchiate, fare una riflessione più importante. Ed è qui che diventa intenzionale, no? Se
tu fai oggi una battuta sulle donne e sei donna ti è concesso tutto, sui gay se sei gay, se tutto tutto, cioè, quindi a me mi rimane etero, rossoneri e milanese. Questo è un po' limitativo, perché poi in realtà non c'è un attacco mai alla categoria, a meno che sia una comicità, se vuoi, al servizio di una propaganda, allora a quel punto lì è differente. Però normalmente c'è l'incongruenza e il comico ha l'urgenza di segnarla, a lui gli va agli occhi e la racconta. Poi il protagonista tendenzialmente non ci fa neanche caso, no? Non è che ti schieri contro. Quanto è giusto intervenire, quanto è giusto fermarsi. Allora, personalmente, soprattutto in una fase dove gli stand-up comedian, che sono quelli che rischiano di più, per, non dire, struttura, per metodo e anche per appartenenza, devi essere contro il sistema. Per cui se ti dicono di essere political correct, un buon stand-up comedian fa l'opposto, ma proprio perché il capovolgimento è parte integrante dell'umanesimo. Poi c'è la persona, tu te ne puoi sbattere i maroni, nel senso che quando il cabaret è partito in Italia, a Milano, al Club Nebbia, Franco Nebbia, anche tra l'altro di Roma, apriva le serate, i loro testi erano molto, voi immaginate gli anni 50, 60, cosa potevano essere una comicità, ma era abbastanza contro il luogo comune che la polizia chiudeva il locale. Per cui censura, possibilità che la comicità risvegli una sorta di ribellione, c'è sempre stata. E una società di controllo a gioco, cioè gli fa gioco avere una forma di political correct, perché depotenzia una delle possibilità di condivisione della verità. La risata funziona soprattutto sulla verità, no? Cioè se tu dici Renzi, basta, no? Cioè non è che devi trovarci una battuta, no? Perché la sua verità è tale in questo istante che basta citarlo, che onorire, non si incazza. Perché tra l'altro l'incazzatura è una leva comica. Quindi rimane sempre sulle decisioni su quale quota irriverente, quale quota tua personale contro il sistema sei disposto a mettere. Se vale però, cioè il political correct ha un senso se quello che dici dopo in realtà aiuta a accettare la battuta tra virgolette razzista o politica scorretta, perché sennò è soltanto un esercizio di stile. A quel punto, se condivido la tua ideologia che sta alla base, rido; se non la condivido, mi incazzo. Se sei offensivo e sei in una piattaforma sociale aperta, rischi la chiusura del profilo fino a. Grazie mille della risposta. Ricordo a tutti quelli collegati da casa che siamo qui con Germano Lanzoni, attore comico e anche scrittore di un libro, La terra dei Pirla. Prego Questo regia con il video. Milano ti dà tutto quello che vuoi e si prende tutto quello che hai, perché se tu le dai tutto, lei ti dà tanto, in una settimana ti fa santo, quella dopo ti ritrovi vegano e non ti chiede mai da dove vieni, perché a lei interessa solo dove la porti. Siamo tornati dal video? Siamo tornati dal video e ci racconti un po' come è nata l'idea di questo libro. Allora, La terra dei Pirla è stato il mio lavoro durante il primo lockdown, anche unico perché l'ultimo è più un sequestro di persona che una convivenza forzata. E in quel periodo Rizzoli mi chiama e mi propongono di raccontare quello che stavo vivendo. Erano i primi di marzo, insomma, era appena iniziato io ho cominciato il lockdown anticipato al 22 di febbraio, perché una compagna di classe di mia figlia, che era a casa nostra a fare i compiti, chiama la mamma dicendogli: mi stanno portando i carabinieri all'ospedale, al Covid.
un weekend di quelli che Welcome to the Jungle. E poi per fortuna la figlia non ce l'aveva e anche noi, grazie a Dio, l'abbiamo fatto. E quindi mi chiedono di raccontare quello che stavo vivendo. Io inizialmente, anche perché la loro proposta è stata, ci piacerebbe che tu raccontassi quello che stai vivendo con la tua ironia, ma anche una visione non soltanto comica, insomma un'osservazione intelligente. Io dicevo, figa, avevano sbagliato il numero, no? Cioè, quando stai parlando con me. Poi, siccome la proposta era una proposta interessante, quello di mettersi in gioco su un piano editoriale, in più con dei budget, e in un periodo in cui non si lavora, non si può rifiutare nessuna cifra, poi il karma e l'universo si mette contro di te, e allora ho incominciato a fare, in realtà, di solito i miei spettacoli, io scrivo vivo, di solito così, la sequenza è vivo, nella vita quello che cosa mi rimane addosso lo traspongo su un testo. Il testo poi viene portato in scena, nel passaggio tra carta e palco c'è di mezzo la mia memoria, per cui molte cose rimangono sulla carta. Sul palco quelle cose che entrano rimangono, poi torno a casa, successivamente quel testo magari lo provi per un po' di volte, finché diventa un pezzo in bolla. Quindi c'è sempre un'azione che parte dalla carta e poi arriva dal vivo. Poi, in questo caso, non ho fatto il passaggio dal vivo, cioè ho lavorato come se lavorassi per uno spettacolo, però ho scritto quello che stavo vivendo, perché poi l'approccio era, day by day, e ho chiamato, come faccio sempre, la mia autrice, Giovanna Donini, con cui collaboro, scrivo, le cose, perché mi serviva una visione femminile. In quanto ho detto, se racconto la mia vita, non mi va di raccontare che sia un'esaltazione personale di quello che faccio, ma cercare che attraverso le cose che faccio in questo periodo, che tutti le stiamo facendo, riuscire a trovare dei punti comuni più universali, almeno per sentirci, o comunque fare una rievaluazione comica sulle cose. Ed è un dato che quando parlo di comicità sono serissimo, non ho ancora fatto una battuta, anche figa, non ha anche detto, cioè, questo vuol dire follia. E di lì è nato questo il primo lockdown lavorando tutti i giorni, scrivendo, telefonandoci, registrando, quindi in realtà l'abbiamo passato, è una testimonianza di come si può rielaborare, convertire quello che apparentemente è un ostacolo in una grande opportunità. Il finale della testa, questo finale qua lo posso fare anche a te, no? Siete d'accordo? No, allora, anche la cosa che diceva che hanno sbagliato numero, non sono tanto d'accordo perché comunque, no, le calza proprio a pennello questa cosa dello scrivere un libro un po' per dire un po' la situazione è così, però cerchiamo di viverla in un altro modo, no? Vediamola da un altro punto di vista. Tornando alla clip, no? Alla clip che abbiamo visto. Praticamente lei cita la parte del libro, penso, no? Dove dice Milano dà tanto, però prende anche molto. Quindi anche questa cosa qui, com'è che diciamo, com'è che si traduce? Allora, beh, lode a Milano è un tentativo maldestro di ringraziare la mia città. Ringraziarla, io ho una certa età, e Milano mi ha veramente accompagnata, al di là del fatto che sono la voce della squadra di Milano, che ho sempre fatto parte del sottobosco dei comici milanesi. Centri sociali, Arci, Caravanserraglio, Democomica, Scaldasole, cose che a voi non dicono niente, neanche su Pornhub, ma invece nella comunità comica sono tutti progetti in cui ragazzi, all'epoca anch'io sono stato ragazzi, ci si trovava nei locali che davano gli spazi. Per cui ho studiato lì, la mia scuola di teatro l'ho fatta a Milano e poi ho un legame fortissimo, reale, al di là del personaggio. Io ho scritto una canzone nel 2010 che era Che bella Milano, proprio perché in quegli anni eravamo, come Democomica, uno dei movimenti più interessanti della comicità della città. E quindi, secondo me, mi sembrava giusto che un artista si metta in gioco ad un certo punto, sempre di più, e cantare la città è un rischio.
Però è un rischio che devi prenderti, no? A un certo punto non puoi sempre parlare, insomma, del parchetto, delle cose. Devi mettere così a osservare e condividere il tuo punto di vista anche su un tematico, situazioni interessanti. Quindi lì, quando fai una canzone, comunque ti rivolti alla città, e quella canzone mi ha restituito tanto. È una città, allora io ho un rapporto straordinario. Milano, insomma, il terzo millennio, il capodanno del terzo millennio, sai, 1999-2000, ero io in Piazza Duomo a fare 10, 9, benvenuto. Quindi la Madonnina mi ha detto, dillo te, figa, non c'è nessuno, figa non l'ha detto. Anche se, come dicono i personaggi, figa non è una parolaccia, ma una preghiera laica, per cui potrebbe anche tutto sommato pensare, ma poi se non entriamo, perché se no arrivo giù Sant'Ambrogio, la piazza, e quindi raccontare la città nella sua verità, che Milano è vero, io poi la difendo, secondo me è una delle città più belle al mondo, ma non è che ha solo lati positivi, non è una figata vivere a Milano se non hai nel DNA certe cose che la città te le tira fuori, e poi è una città che prende tutto, no? È una città che appena entri ti prendi i tuoi polmoni, cioè, uè, che bello che è, corso con andati al primo respiro. E poi è una città che ti dà tantissime opportunità. Credo che se c'è qualcuno che tu ami da un punto di vista culturale, professionale, artistico, se viene in Italia, a Milano passa. E questo vale in qualunque disciplina, per cui a Milano. Infatti la migrazione è interessante perché ha sempre attirato talenti. Milano è una città che include negli anni 1000 l'arcivescovo Salcazzo fa un edito in cui chiedeva a tutti quelli che volevano venire a Milano in cambio di lavoro gli avrebbero dato la libertà. Quindi una sorta di se vieni qua e te lauret, se vieni qua e c'hai qualcosa da darci. Sei il benvenuto. Si ringrazia la Regione Puglia per averci fornito i milanesi, no? C'è tutta una serie di testimonianze. E cioè, ha questa caratteristica. La pagina del milanese imbruttito è una testimonianza antropologica di come parliamo, di come ragioniamo. Ma Walter Valdi, poeta, grandissimo metro cittadino, nella poesia Pur mi disi, diceva che alla mattina alla Madunina, senza far svedè, la spara un culpinare alla Dalvia. E lui il seguente fa. Sentù sparà e alè t'accumandà. Questa è la città, nel suo bene e nel suo male. Anche lui diceva che facciamo 40 cose in una volta, che Milan prima deve essere una città, traduco per chi non parla l'autoctono, se non so, se avevo bisogno di sottotitoli, Giovanni, scusate, avevo bisogno di sottotitoli. No. Comunque, allora, Poi li mettiamo. gol li mettiamo. Che Milano prima deve essere una città, Milano prima di essere una città, è una maniera di vivere, è una maniera di vivere, le fa 40 rop in una volta. Questa è una poesia canzone di Valdi degli anni 70. Quindi è così, era così nel 1000, così negli anni 70, è così oggi ancora di più, nel senso che certe caratteristiche. E quindi quando racconti una faccia devi essere in grado di raccontarla a 360 gradi. E quindi il fatto che con una donna, dico, no? Una donna, un amante, una compagna pronta a lasciarti per la prossima novità, però insomma avrà un cuore per tutta la vita. Ok. Va bene, Allora, grazie. abbiamo un sacco di domande dal pubblico, quindi benissimo. Allora, c'è ad esempio Alberto Spurio che chiede: mi è sempre incuriosito la creazione di un personaggio teatrale televisivo da parte di un artista, autobiografia o un grande studio della società? Allora, in questo caso, e credo in tutti i casi, quando è centrato è tutte e due. Io ti parlo dell'azione che ho fatto io, no? Cioè, mi hanno dato un personaggio che aveva già delle linee ben chiare, FF, figa fatturato, c'era già i meme, quindi una sorta di battute già pronte per essere dette. Andavo in questo caso, quindi non ho scritto quella parte, e quella parte è stata scritta osservando. Cioè tu osservi la realtà e poi la trasponi, no? E loro hanno osservato, hanno ascoltato in questo caso,
le parole, le frasi che i milanesi dicevano inconsapevolmente. Loro, i tre fondatori, non sono di Milano e non erano, adesso non sono milanesi, imbruttiti anche loro, anzi, imbruttiti prima anche di essere milanesi, che noi dicevamo e loro hanno colto. Quindi quella, l'azione dell'autore, cogliere quella cosa che tutti ce l'hanno davanti ma non se ne accorgono. Poi, se tu sei autore, attore, la devi portare in maschera e poi portarla davanti al pubblico. Il passaggio di come entrare nel personaggio, sì, è un po', è sempre autobiografico, almeno nei miei confronti. Cioè, quella quota delle tre impronte che dicevo prima, quella quota del mio vissuto personale, che io so come parla, che io ho pensato a mio padre, così la faccio più ancora chiara. Per stare nel personaggio, io personalmente ho bisogno di, come dico, delle ancore che, se dovesse andare, c'è cioè l'intenzione o che la fisicità mi scappa, so dove andarli a riprendere. Quindi se li conosco bene, lo so andare a prendere velocemente. Il personaggio, mio papà, è nato a Milano, un grande amante della figa, per cui aveva tutte le caratteristiche per parlare un po' con la voce così. E il personaggio è tutto così, no? Che ballava il bebop, no? Per cui il personaggio deve avere una fisicità naturale, comunicativa, e poi un po' la gestione dell'emozione, teoricamente nei testi è fondamentale. Dire, i miei testi sono abbastanza in cazzo, ma da fare in culo, soffro, cioè le dinamiche sono appunto facili e molto brevi che si possono gestire. Ed mi piace dire, mi piace molto il fatto che mi sono ispirato a lui. Potevo ispirarmi ad altri grandi della comicità milanese, come il Dogui, ad esempio, anche se molte cose ci assomigliamo, perché quello è il milanese, Scotti, che fu il primo attore, che interpretò il Bauscia. Aveva certe cadenze, certi modi, poi, dire, chi è venuto dopo l'ha personalizzato. Ok, grazie, come sempre grazie della risposta. Prego, bellissimo. Allora, Lucia De Paoli invece vuole chiederle che messaggio vorresti passare a questi giovani? Wow. Beh, innanzitutto di scuse, cara Lucia, scuse che la mia generazione deve fare la vostra. Perché il mondo che vi stiamo dando non è il mondo migliore che potevamo darvi. E la seconda è di grande disponibilità alla mia generazione. Tutte le generazioni devono, dire, dialogare sempre di più. Voi siete una generazione fantastica. Primo perché avete una potenzialità come tutte le generazioni giovani, che vedete il tempo che ha dei conflitti, che non torna, e quindi vi viene voglia, doveste avere quella voglia di cambiare, perché l'età è quella. E insieme si può costruire, si deve costruire. Le persone della mia generazione, io ho 54 anni, quindi insomma, presumo l'età, forse anche più, sono più vecchio di alcuni dei vostri genitori, che abbiamo pensato a lavorare. Non è, io non giustifico me, ma giustifico tutti gli altri. Cioè, spessi voi avete avuto una generazione in cui papà e mamma lavorano tutti. La generazione prima di questa, la mia mamma stava a casa e mio padre lavorava. Io avevo una presenza assenza. Voi avete due presenze sicuramente, ma anche due assenze di tempo. E questa cosa qua vi ha permesso voi di essere più forse indipendenti, e bisogna essere indipendenti, legarvi poi ai nonni. Io non credo assolutamente, ecco, vi chiedo scusa, perché a tutti quelli che hanno detto che voi siete una generazione che non amate gli anziani, non è vero, so di ragazzi che hanno tatuato la data di nascita del nonno sulla pelle, per cui ci sono scuse da fare. L'idea è che di cogliere questa grande opportunità, che è questo periodo storico, per riprogrammare quello che è human. Alcuni di noi hanno perso del tempo nell'ideologia. Tra gli anni 70 e gli anni 90 c'era gente che si menava perché era di un partito piuttosto che un altro. Poi negli anni 80 e 90, negli anni 90 è diventato più fashion, molti si sono persi nei brand e ci sono rimasti ancora sotto, per cui c'è da rimettere, cioè da difendere quello che sono le qualità della persona, perché tutti adesso si stanno domandando che com'è l'uomo, no? Da una parte hai la digital transformation, ormai voi vivrete la cyber società, cioè gli algoritmi, ormai l'internet delle cose,
che qualche anno fa facevano, oh, ma davvero ci sarà la macchina? E adesso vuoi dire, oh, quando arriva la macchina dall'autista? Proprio un mindset completamente diverso. E voi avrete la grande fortuna di dialogare con le macchine. Quindi l'augurio è sviluppate creatività, sviluppate, studiate tantissimo l'uomo perché c'è bisogno di un nuovo umanesimo. E poi la tecnologia va gestita in un modo intelligente perché insieme si può fare quello che magari la cultura non è riuscita a fare, dico macchina e uomo. L'idea di mettere la persona al centro, che è un in questo momento è topico, è un trend topic, no? Se tu senti le aziende, i guru, i TED, sono tutti human to human, c'è una figata. Ma su questo human non ci siamo ancora messi d'accordo cosa vuol dire relazionarsi con lo human, no? L'altra persona, perché è veramente un salto quantico, cioè se davvero tutti noi ci mettiamo nella condizione di pensare all'altro prima che a noi stessi, non so, per me fino a ieri non era così, quindi io mi auguro, ed è un lavoro molto costante, no? I buddisti lo sanno, chi fa, chi si comincia a fare namiore, 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 scusa, che io sono, essendo comico, sono abbastanza gnostico, però è un lavoro che fanno tutti i giorni, quindi mettere la persona al centro, non è che la metto adesso perché faccio un quarter e poi insomma, bellissimo, quattro articoli su un magazine, sei, però se le aziende, e credo se, ci sentiremo, tanto questo è quello che sta accadendo. Se il privato mette al centro la persona e gli risolve davvero i problemi, potrebbe essere assolutamente una grande opportunità, perché non bisogna perdere l'idea collettiva, no? Adesso voi siete ragazzi, adesso non so che relazione avete con Greta, però Greta, le sardine erano, no? Sì, giusto. Forme di corretta e giusta ribellione. Ribellione nel senso che comunque figa, il mondo ce lo stanno cremando le mucche. Adesso mi diranno anche gli indiani. Cioè, il terzo pianeta, cioè, la terza nazione che consuma di più CO2 sono le vacche. Nel senso, le mucche negli allevamenti. Per cui va cambiato questo approccio. E io ho grande fiducia, assolutamente in voi. Poi, dopo stasera, sono ancora più ottimista. Prima perché i pessimisti non vinceranno mai. Non sanno organizzare le feste, capisci? Hai vinto? Non sapevo. Ah, fanculo, la vittoria non viene più. Sono ottimista, aspetta e festeggio. Sono d'accordo, veramente d'accordo. Mi ispirai Lucia la per le domande. canzone di Jovanotti, Andiamo. penso positivo, sempre perché sono vivo e finché sono vivo. Sì, Quindi... no, è difficile da cantare durante il Covid, ma Esatto. comunque. Però cerchiamo di farlo. No, è curioso, questo è curiosissimo, no? Come una cosa positiva, think positive, è veramente un mantra in questo anno, cioè è difficile, noi abbiamo fatto un video che si chiamava proprio Stay Positive, Stay Smart, una roba del genere. E ce l'hanno commentato, forse Stay Positive in questo periodo anche no, no sai. Però è interessante come cambia il valore di una parola, quindi teoricamente di quello che c'è dietro, quello che può evocare, mentre cambia il contesto. Bene, grazie mille. E sempre parlando di giovani, Lucia De Paoli ci chiede, pensi abbiano futuro in questo contesto i giovani? Che futuro possono avere in questo periodo storico? Ma il futuro è vostro. Cioè, non è che non dovete mettere in discussione il tempo del futuro, è il vostro presente sarà, cioè il vostro presente è già presente, ma il futuro è il tempo dei giovani, assolutamente. Che ruolo avranno? È una società, questo il vero rischio, volevo chiederlo anche a Ger Leonard, questo futurologo, ho avuto modo di incontrarlo, poi non c'ho avuto tempo, lui era collegato. Era in remoto, però il rischio è la forbice. La società così, se continua così, i miliardari guadagneranno sempre di più e la forbice si allarga.
E quindi qual è il futuro dei giovani? Il futuro dei giovani, se questa forbice si allarga, se sei nella prima parte, è chiaro che fai il bagno nelle bollicine, e se sei invece dall'altra parte non hai neanche le bolle dell'acqua. E il futuro dei giovani, che mi auguro che sia sempre più disponibile, questa la fetta dove si può vivere bene. C'è un lavoro di cambiare le aspettative, non si può solo pensare ai profitti. E non vivere, come dire, la vita non solo da un punto di vista di restituzione economica, ma anche di esplorazione, conoscenza, viaggi, emozioni, storie d'amore, schiaffoni, piante, la vita è questa. Quindi ecco perché il futuro è vostro. Ottimo, grazie, grazie mille veramente di queste risposte. Ci stanno mandando tante domande dal pubblico. Speriamo di riuscire a farle tutte, anche perché stiamo già sforando un pochino quello che ci eravamo prefissati, anche se abbiamo iniziato una decina di minuti dopo, quindi No, un po' di budget recuperiamo. ce l'abbiamo in più. Quindi No, poi al limite lo dico, se ci sono un po' di domande, Gio, me le giri e poi gli sì, rispondo personalmente per è DM su vero. Sì, Instagram. ecco, quello che facciamo di solito è pubblicare un articolo finale, un po' di riassunto di quello che è successo, e quindi potremmo mettere le risposte alle domande che non riusciamo a fare proprio in questo articolo. Intanto vi ricordo quindi di seguire il nostro blog londadelfuturo.wordpress.com, dove tutti i giorni pubblichiamo un paio di articoli, se tutto va bene, vari argomenti, politica, ricorrenze storiche, Covid in questo periodo purtroppo, e Una poi arte e domanda, musica. posso fare una domanda io a Sì, voi? Cioè, assolutamente. in questo momento il teatrino politico credo che sia dominante, no? Che voi, cioè, per vedere i risultati del Milan devo aspettare 45 minuti di rotture di cazzo. Come vi arrivo? Cioè, che cosa pensate voi del politico? Ok, domandona. Allora, Non di un politico in particolare, no? Proprio della figura del politico che avete visto in questi 2 giorni, Camera e Senato, se non l'avete visto, comunque l'onda Sì. E mediatica ne ha parlato. Che idee vi siete fatti? che è un po' una situazione che purtroppo, vabbè, è quella che è comunque del Covid. Vediamo che abbiamo iniziato il 2021 anche qui con l'inverno, eccetera. La situazione non è migliorata, tant'è vero che qui in Lombardia siamo ancora in zona rossa. Quindi diciamo che è stata, al di là di tutti gli ideali politici da cui io mi astengo in questo momento, diciamo, perché vogliamo rimanere neutrali proprio come blog, così. Però dico, secondo me forse non è stato il momento ideale per cercare di fare questo cambiamento, che potrebbe essere giusto come potrebbe essere sbagliato, però secondo me un po' il momento, la situazione ci vuole un governo saldo, unito, che riesce Certo. a Ti faccio una gestire. domanda a testa americano. Compreresti una macchina usata da Renzi? Beh, diciamo che se la macchina è bella, sì, non vedo perché Bravo, no. Ovvio. bravo, bravo, bravo. Non so se gli altri colleghi qua hanno delle altre risposte alla domanda. Se la macchina è bella, perché no? Poi devo aspettare di fare la patente, però se la macchina No, è bella, ok. quello sempre. Vabbè, così a Renzi c'è ancora un paio d'anni per mettersi in carreggiata. Va bene, allora, se queste domande, ripeto, non vi No, preoccupate, fammele, io 10 minuti te lo le do, faccio, sì. dai, ok, facciamo, adesso ho perso il filo, sono tantissime. Allora, ad esempio c'è, per intraprendere la carriera da comico, quali sono gli studi, passi obbligatori da seguire? Allora, secondo me l'obbligatorio c'è poco, cioè, ognuno di noi ha un percorso ideale, quindi credo che sia la sperimentazione è fondamentale che tu vada sul palco. Quindi per andare sul palco bisogna essere preparati. Quello che io ho fatto è stata una scuola di teatro, una scuola non comica, non una scuola specificatamente comica, puoi farla dopo. Ma la base teatrale su quello che è poi il percorso dell'attore. Primo perché, proprio tra l'altro, quando lavori con le corde non comiche, se sei un comico, automaticamente ti ritrovi sempre. Io faccio gli spettacoli, ho fatto Oceano e Mare, no? Due coglioni,
il babbaricco, facevo Sevigny che parlava tutto insoffiato, non avevo un'idea, parlava così. Ed è una tragedia, quando si lavorava in teatro sulla tragedia, tutti gli altri andavano a cercare il lato emotivo. Cazzo, noi venivamo nelle supercazzole immediate, avrei fatto quelle scene capovolte e avrei spaccato. Quindi diciamo che se hai questa tendenza a cercare il lato comico, formarti da un punto di vista tecnico è fondamentale perché è una corsa a lungo. E poi c'è la sperimentazione. La cosa che secondo me è funzionale è sempre acquisisco informazioni e le sperimento. Quindi adesso non ho informazioni, cioè nel senso ho la prima informazione, voglio far ridere, vado a cercare uno scenio, un palcoscenico reale, virtuale, degli amici, non lo so, ma incominci a sperimentare. Dopodiché ti accorgi quello che ti manca, il testo, la tecnica, la gestione del pubblico, studi, acquisisci informazioni, sperimenti. E poi incominci nello studio a allargarti. Così ho fatto. Sono partito facendo l'animatore, poi sono andato a fare la scuola di teatro. La scuola di teatro, poi ho cominciato a sperimentare nel cabaret. Il cabaret, oggi ci sono gli stand-up nel mondo dei comici, e sono spazi più facilmente raggiungibili perché ci sono i club, ci sono le associazioni, un sacco di centri sociali, ARCI, gli spazi dove puoi andare a sperimentare laboratori. Questo è il credo, e procedere sempre per sperimentazione. E ti auguro di arrivare al successo con calma, perché hai tutta la vita, e poi, soprattutto se fai il comico, hai bisogno di vivere un po'. Una volta si diceva che un comico a 30 anni era giovane, ma non perché era giovane fare il comico, devi cominciare a 30 anni, perché a 30 anni incominci ad avere una fetta di vita in cui misuri il tuo pensiero. A 20 hai 20 anni di vita e misuri il tuo pensiero sulla tua esperienza. Poi tu cambi e se sei comico devi cambiare anche o il punto di vista o insomma, il tuo pensiero. Ecco perché giocare, crescere, sì, sentirsi tutti uguali, figa, sembrava Cecchetto nella canzone Gioca giù. Ok, io chiuderei con una domanda del nostro sindaco di Binasco, che abbiamo intervistato la prima volta a novembre, inizio novembre, no? Quindi salutiamo, e dice appunto: a quando i prossimi video con il terzo segreto di Satira? Allora, vi dico due cose bellissime che non dovrei dire. Una è col numero 23, fica io, Motomori, che è il nuovo giocatore del Milan. Mi divertirò tantissimo a dire gol di fica io. E col terzo segreto, invece, era questa la cosa che volevo dire, che non dovrei. Stiamo facendo un progetto di un video un po' più lungo, ecco, mettiamola così. Di un video un po' più lungo, settimana prossima sono sul set, quindi vuol dire che qualcuno ha messo del grano. La regola per noi è, per i founder del Milanese Imbruttito, è quando noi facciamo dei brand content, cioè dei caroselli video sponsorizzati. Se arriva lo sponsor, li facciamo, se no, perché fanno altro. E cioè, anche se, per esempio, durante il Covid abbiamo fatto un sacco di video senza sponsor, anche sotto Natale, Capodanno. Quando vanno fatti si fanno. Quindi a breve tornerò su set, che un po' mi mancano i ragazzacci. E l'altra domanda era, no, era questa: quando tu, io spero poi invece di tornare presto sul palco. Questo è quello che mi manca di più in assoluto. Mi manca la notte, nel senso di quel luogo che parte dalle 18, quindi dalle 22 in poi, dal coprifuoco, che è l'habitat naturale per un comico. Perché vedi lato ombra della vita, incontri poeti rivoluzionari che chiaramente al mattino non si ricordano neanche di cosa ti hanno detto, storie d'amore che nascono, finiscono, cioè proprio infatti io dormo poco perché mi piace il giorno perché è operativo, sono tutti pronti a cambiare il mondo, alla sera sono tutti pronti a capovolgerlo. Ed è fantastico. La parte che ci si capovolge un po' mi manca. Quindi spero non solo per me, ma chiaramente per tutti voi che anche avete, visto che siete giovani, la notte è giovane. Ragazzi, vi invidio molto.
sia perché siete giovani, ma perché avete talento, il mondo sta cambiando e vi auguro di partecipare a questo cambiamento, di vivere voi la vostra vita e non cercare di capire e di imitare le vite degli altri, perché è unica ed è una figata. È così. Con questo pippone le mie figlie mi avrebbero mandato a cagare da almeno 25 minuti, quindi ringrazio voi la vostra sensibilità e buon viaggio all'onda del futuro. Grazie, grazie a lei veramente tanto di questa bella intervista. Siamo riusciti a fare tanti bei minuti. Comunque ci hanno seguito in tanti, ringraziamo per le domande che ci avete fatto. Ripeto, potrete sentire le risposte nell'articolo che uscirà domenica sul nostro blog, quindi ricordo londadelfuturo.wordpress.com per trovare questo articolo, quindi sentire le risposte alle vostre domande e ci salutiamo. Sì, mi raccomando, le due F, fatturato e sì, fiducia in se stessi. Ciao Assolutamente. ragazzi.